Abbassiamo un pochettino il volume. Bentornati amici del retro gaming in un nuovo gioco che in realtà non è nuovo perché l'avete visto da Deuteri, ovvero Shadow of Memories. E che carina questa donzella. Aldia Kugan. Non so niente di questo gioco, il gameplay non l'ho visto quello di Deuterio perché volevo giocarci per anche io senza. Che gambe lunghissime devi avere però! Ma cos'è? Mike Bassock è morto, obliterato nel tempo. Volevo giocarci anch'io, quindi non l'ho guardato e sono doppie blind, blind per me e blind per lui. E cosa ha visto quell'uomo? Ha avuto spettro quindi lei, un fantasma. C'è un'altra lingua da poter scegliere, display. Sound, magari. Va bene. Niente ragazzi, stavo scherzando, non. Start! Incominciamo una nuova partita, vediamo. Prologo 8 gennaio, febbraio, marzo, aprile 2001. Ok, sì, e vabbè, queste sono le mie foto, quelle. Carino per essere un gioco che vabbè, quanto sei lungo! Questi dettagli assurdi per essere un gioco della PlayStation 2. Madonna, che gambe lunghissime! Elongated man questo, porca troia. Non so la trama, non so come si gioca, non so nulla. Che belle queste cose qua che la telecamera è dentro l'appartamento. Vabbè, Byron Love. Chi è? Chi è? Co? Ah, è entrato nel buco del culo. Ah, aia. Ah, gli è entrato dentro. Ha una crisi epilettica, cos'è? Cosa trema, oh? E vabbè, questo sono io quando non ho gli occhiali, letteralmente. Ah, l'hanno accoltellato fortissimo. E vabbè. Ma scusami. Cioè, noi abbiamo visto tutta la presentazione del tipo e poi il tipo è morto, basta. Se fosse il protagonista lui, ci è rimasto male. Chi è? Vabbè, con quelle gambe lunghissime. What the? Oh, what's going on? What on earth could have happened? Che cazzo è, figa? Am I dead? Sì. Bingo. Who's there? Yo mama. You know Ligma? Ligma balls explode. How does it feel to be dead? Damn it, who is this? Are you making fun of me? Boh, sei morto, l'hai detto anche te, te ne accorgi che non è un posto normale. I beg your pardon if I've offended you. You are strongly fated today. You see, you are destined to die. Oh. What? But if you have the will to somehow reverse that fate by yourself, I can lend you some measure of strength. How about it? Will you deal with me? Thanks, but no thanks. Sounds too good to be true. Why? Can't you trust me? Of course not. I get it. You're the big S, the devil. In exchange for your immortal soul and all that, am I right? Your soul? Oh, please. In this day and age? If I do have an agenda,
it's that you survive. Let me think it over a bit. Of course, of course. Go ahead. But don't keep me waiting too long. I don't much like to be left hanging. Well, what reason is there to procrastinate? You either just die here. Non sto parlando perché sto cercando di capire che cazzo vuole. It's that simple. What have you got to lose? All right. I'm sorry I called you the devil. I don't want to die yet. Please, help me. All right, but I want you to be aware of something. You have to understand that the destiny that awaits you is a potent one, which means that just because you've managed to avoid death once, doesn't mean you're free of the threat. Unless you tear out its very root, destiny can't be cheated. So, coming back to life isn't the hard part, huh? Man, but that can't be helped. You're right. But that's also where your own strengths come into play. Ma io ho un vago ricordo di sta faccenda comunque. I'm going to give you some of my time shifting powers. I'm going to give you this digipad, please. Use it well. E finalmente possiamo giocare. E vabbè. Raccogli il digipad. Altre 6 ore di vita. It's not as though you can use it anywhere or anytime you want. This will respond to phenomena that have some relevance to you as its user. As soon as it begins to respond, it's usable, and you can select the digipad by pushing on the square button. After that, you specify the destination time and enter the X button to be sent to that time, alright? Ok, non ho capito un cazzo, anche se ho detto ok, ma... You can't solve the real problem by just using it when you're about to die. It's better to make use of it to remove the underlying cause of your death. Oh, and one more thing. Something else? Yes, yes. And it's very important. If the response begins in the time space you've traveled out to, please, come back immediately. Other people and objects can be just left in another time and stay intact. But that isn't true for you as the user. If it starts to respond, you need to come back quickly, or you won't be able to get back at all. Just be careful of that. It looks like time is something even more serious than I know. Good luck. Vabbè. Poche parole, sta divinità qua ha detto, ma sì, dai. Questo tipo c'ha le gambe incredibilmente long e mi sta simpa, quindi gli diamo... Chi è? Gli diamo la possibilità di viaggiare nel tempo, non per salvarsi il culo quando muori, ma per proprio eliminare la causa del motivo per cui tu stai per morire. Quindi ti faccio giocare col tempo. Però stai attento perché giocare col tempo è pericoloso. Questa è la trama. È diventato l'intro di SmackDown. Cos'è sta? 8-4, 2001, alle 14. Sir, please wake up. Are you all right? Do you feel sick or something? Sir? Oh, sorry. I fell asleep. Ma famo camamt. Dana, that'll do. Okay. C'è un casino enorme sottofondo, ci sono due persone, non stanno neanche parlando. No, era avvelenato, cipollino morto, basta. I
I'll just leave what I owe for the coffee here. E mancavano 7 euro da quel caffè. La Madonna, quella scritta now loading. Hmm. 2 o'clock. I still can't believe what just happened. But since I have this digipad here, I guess it really did happen. Già. Sei schiatta morto davvero. Eccoci. Allora, tizio è andato di qua. Ed è poi morto. Chi è questo? Me? A performer? You've got to be kidding me. But this square does get a lot of performers. You know, street performers. They get a pretty big crowd going. It's kind of nice. Chissà. Cos'è sta musica? Mi sono cagato addosso. Allora, ho un dubbio. Cos'è questo, un cane? I guess this is as far as I go. Ah, ok. Il cane ci blocca la strada. Quindi lì c'è una freccia. Andiamo qua. Hmm, fortune's told. Hmm. Well, I never noticed this place before. Per forza ci entriamo adesso. C'è una faccia sul muro. Vabbè, sì, sono tante facce sul muro. Questo beat mi sta facendo scoccare. Welcome. I've been expecting you. Ma va. Actually, I just happened to stop by and I was wondering if you could tell me my fortune. Am I going to die soon? For you, I will do it for free. Thanks. I really need this. Please, don't just give me the usual niceties. This is very serious for me. Don't worry. Ci accoltella direttamente. Fated hour is 2:30. What? Whatever I foresee, you can change. If you take no action, the fate I see will befall you for certain. But I seem to see in you the strength to defy fate itself. The power to defy fate? If, for instance, and this is only an example, your fate is to be stabbed while taking a walk after you leave this place, and this would happen if you are alone at the fated hour. But if you know what awaits you, you would find people to be with, so that you would not be by yourself, unprotected. But then what? If you are among others at the fated hour, the assassin must give up his quarry, and fate would have been defied. Quindi dobbiamo trovarci una compagnia che ci evita di essere azziccati alla schiena. How it changes, no one can tell. There are too many threads, too many tangles. I cannot help you with what lies so far ahead. And your actions could bring even greater danger. Quella Madonna, figa. But if fate can be changed, you should fight as hard as you can. If you can return here. Boh, ho capito, basta, porca puttana, figa, quanto cazzo parlano in sto gioco di merda. Dio. Ho capito, tanto se non cambio muoio, me l'hanno già detto 7 persone.
Sta là. Perché si è illuminato di potere magico? Sono passati 3 minuti. Perché si sta illuminando? Che cazzo devo fare? Allora. What? Looking for a date? Do me a favor. Go away. I look strange. Mind your own business. Che sbatta. Questa dove vuole andare? Excuse me. Have you seen a man walking around here? Vabbè, quanti cani in giro, oddio, cane. To happen in the square. A performer, maybe? Well, all right. I don't have anything else to do anyway. Oh. Quindi alle 2:30 la vecchia sarà nel cazzo. Alle 2:30 la tipa sarà nella situazione. Excuse me, sir. Have we met before? Cosa succede se lo fa? Sono morto! Che cazzo? No! Che inculata, cipollino! Che palle!